Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Marvinia. A cosa serve? Marvinia è un parafarmaco appartenente alla categoria degli prodotti per l'igiene e la cosmesi intima. È commercializzato in Italia dall'azienda Vital Factors Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Vital Factors Italia SRL. Concessionario: Vital Factors Italia SRL. Categoria di appartenenza: prodotti per l'igiene e la cosmesi intima. Confezioni: Marvinia lavanda vaginale 100 ml. Indicazioni: soluzione pronta all'uso, confezionata in pratici flaconi monouso con cannula, favorisce il drenaggio e la detersione in caso di ciclo mestruale, uso di farmaci locali, alterazioni dell'ecosistema vaginale e secrezioni abbondanti anche dovute a vaginosi. Con acque floreali distillate per una naturale azione lenitiva e rinfrescante. Descrizione e caratteristiche. Il benessere psicofisico di ogni donna è legato al delicato equilibrio fisiologico del suo apparato intimo. I genitali esterni presentano una struttura anatomica tale da renderli particolarmente esposti all'azione di diverse categorie di agenti infettivi di origine non solo esogena, rapporti sessuali, palestre, piscine, mare, eccetera, ma anche endogena. Le mucose vaginali e l'apparato intestinale sono infatti colonizzati da batteri e miceti commensali in perfetto equilibrio dinamico, che regolano reciprocamente la proliferazione, competendo per l'adesione di nutrienti. Alcuni fattori possono destabilizzare questa armonia: assunzione di farmaci, contraccettivi orali, antibiotici, cortisonici, ciclo mestruale e sbalzi ormonali, pubertà, gravidanza, menopausa. Pratiche igieniche scorrette o eccessive svolte con detergenti troppo schiumogeni ed aggressivi. Abbigliamento aderente e poco traspirante. Stress psicofisico e surmenage. In tutte queste situazioni, alcuni microorganismi possono prendere il sopravvento e determinare la comparsa di infezioni a carico delle mucose, definite vaginosi. Ne ha un esempio il fungo Candida albicans, che in condizioni normali colonizza le mucose orali, gastrointestinali ed intime, ma che può moltiplicarsi in modo eccessivo provocando candidosi. Il pH acido vaginale rappresenta il punto di equilibrio di questo delicato sistema fisiologico. Contrasta l'attecchimento e la virulenza di germi patogeni esterni e controlla la proliferazione incontrollata e nociva dei microorganismi normalmente presenti. I prodotti Marvinia sono stati formulati per sostenere quotidianamente l'equilibrio fisiologico ed il naturale pH acido delle parti intime, anche durante ciclo mestruale, gravidanza, menopausa, infezioni. Il gel d'aloe è un agente protettivo cutaneo, ha un effetto emolliente e cicatrizzante, associato ad un'azione antibiotico simile, antinfiammatoria ed antidolorifica. Applicato localmente, contribuisce all'inibizione della proliferazione della candida senza interferire con il pH fisiologico e con l'equilibrio della flora batterica locale, alleviando anche il senso di bruciore ed il prurito. La mammelide possiede proprietà antiflogistiche che la rendono indicata nel trattamento di lievi lesioni cutanee ed infiammazioni di cute o mucose, con azione equivalente a preparati topici specifici a base di cortisone ed ixapantenolo. È rinfrescante, disarrossante e batteriostatica verso diversi ceppi patogeni, soprattutto batteri gram-negativi e herpes virus. La camomilla contiene mucilagini emollienti, ma l'uso dei suoi estratti quali riparativi e lenitivi cutanei dipende principalmente dalle proprietà antinfiammatorie, antialgeriche e riepitelizzanti di due componenti, camazzulene e bisabololo, affiancati da innumerevoli flavonoidi e cumarine. L'applicazione topica blocca la componente cellulare dell'evento flogistico, riducendo l'infiltrazione dei tessuti da parte dei leucociti proinfiammatori. Ha proprietà antimicrobiche che ne giustificano l'uso tradizionale come lavanda in caso di infezioni delle mucose, soprattutto vaginali, ulteriore proprietà dipendente dalla componente flavonoidica. La calendula è ricchissima di attivi che le conferiscono proprietà calmanti, lenitive, disarrossanti, cicatrizzanti, protettive. È ideale per il trattamento di pelli sensibili, screpolate, irritate. Accanto alle proprietà antiflogistiche, presenta azione antimicrobica ed antivirale attribuita alle saponine ed ai flavonoidi presenti. È immunostimolante.
il metabolismo fermentativo del Lactobacillus acidophilus trasforma il glicogeno secreto dalle mucose in acido lattico d'azione acidificante locale, fondamentale per mantenere costante il valore di pH delle parti intime e sostenere il benessere della flora batterica autoctona. I lattobacilli competono inoltre con altri batteri potenzialmente patogeni per l'adesione alle mucose, inibendone la proliferazione. Il lichen islandico contiene acido usnico, molecola dalle proprietà protettive, emollienti e antimicrobiche, che contrasta la formazione di cattivi odori. I polisaccaridi presenti, inoltre, contribuiscono all'emollienza ed all'idratazione delle parti trattate, conferendo una prolungata sensazione di freschezza. La malva è ricca di mucillagini e quando applicata sulla pelle forma un film protettivo dalle proprietà idratanti, emollienti, lenitive, decongestionanti, rinfrescanti. Inserita nei detergenti, contrasta l'azione irritante degli agenti schiumogeni rendendo il prodotto più dermocompatibile e delicato. L'olio essenziale di menta ha proprietà rinfrescanti, antisettiche e vulnerarie. Applicato sulle mucose, causa l'eccitazione dei terminali nervosi con un senso di anestesia locale. Viene per questo sfruttato come antipruginoso ed antinfiammatorio superficiale. Contiene timolo, che gli conferisce una potente azione antisettica e batteriostatica. L'estratto di semi di pomplemo ha un complesso caratterizzato da un'alta concentrazione di bioflavonoidi e glucosidi tra cui la naringina. Agisce come un antibiotico naturale grazie alle sue proprietà antibatteriche, antivirali ed antimicotiche risultate efficaci su 800 ceppi di batteri e su ben 100 ceppi di funghi, Candida albicans inclusa. La sua attività antimicrobica non interferisce assolutamente con la vitalità e la proliferazione dei batteri costituenti la flora locale. L'estratto di propoli svolge un'azione riequilibrante sulla flora batterica grazie all'elevata concentrazione di flavonoidi ad attività antimicrobica, in particolare galangina e pinocembrina. La frazione idrosolubile dell'estratto blocca l'enzima neuroaminidasi, inibendo di fatto la proliferazione virale. Risulta attiva contro infezioni da candida e saccaromiceti, grazie alla presenza di acido caffeico e pinocembrina che si legano agli steroli delle membrane fungine. Diversi studi ne dimostrano l'efficacia anche contro ceppi di candida resistenti ai farmaci antimicotici più comunemente utilizzati, offrendo un valido supporto per il trattamento di vaginiti croniche ricorrenti. Stimola le difese immunitarie e la rigenerazione dei tessuti e agisce come un anestetico. Detergente delicato privo di parabeni, petrolati SLS, con lichen islandico ed estratti floreali per un immediato senso di freschezza. Componenti e ingredienti: acqua depurata, acqua distillata di camomilla, di tiglio, di rosa, di malva, di fiordaliso. Lactobacillus acidophilus, estratto idroglicerico di semi di pompelmo e di camomilla, imidazolidinilurea, aloe vera gel, acido lattico. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.